Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questa puntata del 12 febbraio. Allora, Ermanno, cosa abbiamo in programma? C'è la ricorrenza delle foibe quest'anno, come tutti gli anni, ma vorremmo approfondire un attimo, perché la storia di quelle aree, diciamo, dell'Europa è una storia un po' dimenticata o forse non è stata mai approfondita, invece è una storia estremamente complessa che è, naturalmente, non essendo al centro di quella che è la classica storia degli imperi, è un po' emarginata, un po' sconosciuta. Bisogna, questa sera cerchiamo in questa occasione di capire un attimo quali sono state le cause di queste stragi che non sono giustificate da nulla e soprattutto cosa hanno comportato per la gente che viveva tranquillamente in quelle zone e che poi è stato un disastro totale, una migrazione di 250.000 italiani in zone, migrati fino in Australia, fino in America, in Sardegna piuttosto che in Sicilia, eccetera, sono stati sparsi in tutto il pianeta. E queste sono la parte più cruenta, sono le foibe, e di questo parliamo stasera con i nostri ospiti. Certo, certo. Presento subito gli ospiti che ci accompagnano in questa prima parte della trasmissione. Saluto in studio il professor Giovanni Zannoni. Buonasera, professor Zannoni, e grazie per essere con noi. Fa parte dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Delegazione di Padova. Della delegazione di Padova, certo. E saluto anche sempre in studio Mauro Smaric. Grazie. Buonasera, Smaric, anche lei fa parte dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Padova. In collegamento invece abbiamo il professor Patrizio Zanella. Buonasera, professor Zanella. Buonasera a tutti i telespettatori. Buonasera, è uno storico. E invece in collegamento da Udine abbiamo il professor Elio Varutti. Buonasera, professore. Buonasera. Buonasera, buonasera, ecco, a tutti. Professor Varutti è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia di Udine e docente di sociologia del ricordo, esodo giuliano dalmata, appunto, a Udine. Grazie allora per essere con noi. Adesso noi facciamo un attimo un break di pubblicità, torniamo subito e dopo la pubblicità, la sigla, e inizieremo allora la nostra serata per ricordare il dramma e la tragedia delle foibe e dell'esodo. Tra poco.